Bella raga, Napoli-Inter 0-0. Non voglio sbagarmi perché con l'Inter l'inculata è sempre dietro l'angolo, ma cari miei, sembra che siamo tornati ad essere una squadra vera. Mi sembra che siamo tornati ad essere l'Inter. Ci vado piano, ci vado coi piedi di piombo, però siamo stati compatti. Il Napoli ha sommerso di gol qualsiasi squadra quest'anno e tutti quanti ci aspettavamo la famosa piallata. Tutti, la piallata non c'è stata. Il culometro dell'Inter funziona ancora bene, su Sky lo possono riproporre perché vedo che questa squadra campa solamente col culo, quindi potete riproporlo ancora, riproponetelo. La telecronaca già me la sono sorbita, tanto la fucina di puttanate che sparava Caressa è stata una roba imbarazzante, ma purtroppo, per fortuna c'era l'opzione cambia audio, perché ogni tanto dovevo cambiare audio, perché quando c'erano le spallate nostre erano falli chiari, tondi, le spallate loro erano tutte spallate regolari, fondamentali, bravissimo. L'arbitro nel finale ci ha bloccato un paio di ripartenze che secondo me andavamo dritti in porta. Comunque va bene così, ragazzi, va bene così anche perché Napoli è un campo stregatissimo, generalmente è un macello giocare a Napoli e invece questa volta è andata bene. Questa volta ne usciamo con le ossa belle, usciamo a testa alta senza esserci fatti rompere il culo. Quindi ci siamo, ragazzi, ci siamo belli tosti. Lo spallettone sta facendo il lavoro giusto quest'anno, sta facendo il lavoro giusto. Candreva l'avete visto? L'avete visto Candreva? Spero che chi criticava Candreva piano piano cominci a capire che di calcio non capisce un cazzo. Capito il sottile gioco di parole? Di calcio non capite un cazzo. Perché questo è un giocatore, eh? Questo è un giocatore vero, questo è un giocatore utile in campo. Perisic oggi non pervenuto, Icardi idem, ma d'altronde non può essere sempre Pasqua e non possono essere assolutamente criticati. Abbiamo fatto una bella partita, siamo stati belli compatti e abbiamo fermato la prima in classifica, ragazzi. E confermiamo il nostro valore. Quindi, in alto i cuori, in alto il morale, per me c'è solo l'Inter. Bella raga!